io la vita la concepisco tipo paradiso terrestre, nella natura credo. Io a Dio non ci credo proprio, perché se ci fosse, no, metterebbe lui un po' di ordine su tutte le cose, anche sulle malattie, mentre fa il suo corso, la natura fa il suo corso e poi finisce. Secondo me se non c'è poi l'immortalità, la vita non serve a niente. Quando arriva la fine, il passato è passato e il presente è la morte, come se uno non ci fosse mai stato. Quindi o ci sarà l'immortalità o non serve a niente la vita. Al Padre Eterno, se ci fosse, almeno nel momento della morte ci dovrebbe mandare qualcuno. Tu non vedi mai nessuno. Qualche messaggero almeno per morire tranquilli. Invece uno muore e muore, penso, anche con un po' di paura, no? Diversamente, se ci fosse qualcuno, diciamo, qualche essere superiore che in quei determinati momenti tu lo vedi, no? Morivi più contento. Tu dici, ma tu lo sai se no, se lo vedi, ma non so. Io non l'ho visto mai nessuno. 70 tra qualche giorno. L'avvicinarsi della morte si sente, cioè incomincia a vedere ad una certa età che la vita incomincia a spegnersi, no? lentamente, ma quindi non si scherza. Sono innamorato della natura, senza la natura, principalmente il sole. Io come Dio conosco il sole basta, anche perché il sole ti dà calore, ti dà tutto, no? Io senza sole non so vivere proprio, è una cosa incredibile, guarda. C'ho una comunicazione col sole che è una cosa incredibile, quando manca quello sono fottuto proprio, ma fottuto, eh? Penso del resto che quello è che comanda tutto, eh? Non c'è né Dio né cosa, è il sole, perché senza sole non c'è vita sull'universo, quindi io penso che quello è una cosa incredibile, guarda, senza sole non c'è vita, quindi il sole comanda tutto, interessante. Thank you.
accoglienti. Vai, posso sciogliere un buco io, vai, sono... Vai, vai, vai.